Ciao a tutti, ben ritornati in compagnia di Titi Lilin. Mi guardate che sono tutta un po' così, però, siccome ho promesso questo video di raccolta, infatti adesso andiamo a raccogliere un po' di cose per la nostra insalata. Però prima di vedere questo video, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, condividete e per favore volete attivare queste campanelline, perché vedo che pochissimo di voi avete le notifiche dei video quando arrivo. Non mi sembra giusto che nessuno di voi abbia la notifica e potete andare a vedere i miei video nuovi. Comunque non dimenticate, attivate le campanelline, lasciate sempre mi piace, che vedo tantissimo, condividete, condividete. Adesso andiamo a vedere cosa raccogliamo oggi. Allora, oggi la prima cosa che raccogliamo è questa meraviglia qua, che quando ho fatto il video un paio di settimane fa, lui era ancora piccino, come potete vedere, adesso è diventato una cosa meravigliosa. Prima cosa le chiedo permesso, permesso tesoro, te devo prendere un po' di cosa. E adesso lì, senza strappare, bastate che li prendete girando, girando. Guardate quanto è bello, bello, è già pronto per mangiare. Abbiamo raccolto uno di questa parte. Raccogliamo un altro permesso tesoro, sempre come vi ho fatto vedere, girando, così non li rovina la fine delle. Così, guardate, questo è veramente un capolavoro. E lì ci sono gli altri piccini, che mano a mano che crescerà e li raccoglieremo. E adesso passiamo dall'altra parte. Questo non è ancora pronto, però ci sono tanti 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 che fra un po' li dobbiamo raccogliere. Li raccoglieremo adesso questi pomodori qua, che già sono pronto, permesso. E qua la stessa cosa, io qua le spesso, perdona, le spesso alla fine, prendendo il grappetto, come avete visto. Qua ci sono, guardate, qua ci sono qualcuna di quella così piccina, ma così piccina, ma mamma mia, a me piace da impazzire nella insalata, guardate. Questo ogni anno li piantiamo veramente tanto, più che piantiamo loro nascono da solo. Ok, questo abbiamo fatto. Adesso di questa parte qua, come potete vedere qua, raccogliamo un po' di covi che ho deciso di fare un po' di questa meraviglia. Io praticamente faccio come già avete visto nel canale, guardate che foglia lunga, meravigliosa. Le raccogliamo un altro po'. Io le faccio praticamente saltato con un po' di aglio e olio, poco olio. Se volessi fare la pasta, userei questa parte di sopra. Siccome mi interessa per mangiarlo così, stiamo raccogliendo. Guardate, tre. Solo tre foglie e guardate che meraviglia, sono tanta tanta roba. Ok, raccogliamo un'altra, che ci sono veramente tanto. Questo è un periodo meraviglioso, guardate. E questa va lì insieme alla nostra. Raga, io credo che non c'è niente di più di meraviglioso che raccogliere le cose nel tuo giardino per la tua insalata. Come potete vedere, qua c'era la barba betola, è ancora piccola, siccome a noi piace anche quella piccola, più che altro le foglie. Questa è quella piccina, quella americana, ci sono quella grossa grossa e poi ci sono questa piccola. Questo è un fiore di cipolla. Io volevo raccogliere un po' di barba betola, come potete vedere qua c'è tanta, però sono ancora piccola. Aspettiamo che cresce un altro po'. Allora raccogliamo di qua un po' di cipolla.
Io ho preso la forbice, ma non serve. Io praticamente le spesso con la unghia, così. Così questo continuerà a crescere e noi avremo cipolla per un sacco di tempo. Qua, come potete vedere, anche lì sta venendo fuori alto centriolo. Oh, raga, il profumo che c'è qua, questa erba cipollina, è una cosa meravigliosa. E anche questo va qua nella nostra pentolina. Invece qua le prenderò un po', io voglio usare questo, useremo un po' di questa meraviglia di oh caspita, come si chiama, stop, useremo anche un po' di origano, permesso, prenderò un bello, guardate, un bello grappetto, ah, che profumo meraviglioso, e poi basta. Aspetta, prendiamo un'altra foglia. Guardate, dappertutto è nato il mio cove, meraviglioso. Guardate che foglie, fantastica. È vero che ho un pochettino mangiato degli animalino, però dobbiamo condividere con loro la nostra gioia e lasciare mangiare anche a loro. Praticamente abbiamo raccolto qua, guardate che cosa meravigliosa, abbiamo raccolto i covi, che ho già parlato tanto di questa foglia meravigliosa. Poi qua ci abbiamo l'erba cipollina e l'oregano, i pomodori e questa meraviglia che è il centriolo. Qua ci abbiamo le nostre meraviglie, guardate, inizia a venire fuori anche il peperoncino. La prossima settimana raccoglierò, che ormai è quasi pronta, le patate. E adesso noi andiamo a preparare la nostra cena, perché ormai è praticamente notte, quasi. Guardate, non so se vi ricordate, nell'altro video ho fatto vedere a voi la pianta di mais, che era piccolina. Invece adesso inizia già a uscire il mais. Questi c'è una, due, non so se riuscite a vedere bene. Di una, poi qua due e poi tre. Nel stesso albero ci sono tre pagnocche. Meravigliosa. E niente, qua dentro c'è veramente il mondo. I pomodori continuano a crescere dappertutto. Che dire, mi auguro che vi piaccia. Guardate, siccome ho appena bagnato, è meravigliosa questa pianta, piena di fiorellino, bellissimo. I covi, veramente, c'è tanto, tanto, tanto covi. Ah, volevo dire, se c'è qualcuno di Roma che vi interessa, qualche semi di queste verdure meravigliose, io ce l'ho veramente tanto. Vi possiamo dare un pochettino a un po' di gente. Ok? Vi auguro veramente che vi piace il mio video, semplice ma pieno pieno di amore, vi posso assicurare. Iscrivetevi al canale, condividete, lasciate tanto 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 mi piace. In compagnia di Titi Lili, per oggi è tutto. Grazie mille, grazie a tutti, alla prossima, un bacione. E per favore iscrivetevi al canale, condividete, lasciate tanto 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 mi piace. Ciao!